ieri sono arrivato ad Arezzo, sono salito delle scale della stazione di Arezzo e ho fatto, come dice Vasco, no? Torno indietro nella musica. Sono tornato indietro di tanti anni, la prima volta che ho fatto quelle scale lì. E mi sono visto, è stata una specie di visione, non sono pazzo, però ho le visioni. Ero giovane rocker, ero molto rocker, no? Capello lungo, zampe elefante, non scherzavo. Ma solo perché dovevo vedere sto manicomio dove poi sarei andato a lavorare. E ho preso alloggio in una pensione, che dire pensione era già moltissimo. Era una roba da vecchi puttanoni. Era io giovane in questa stanza con il lavandino, perché era, una volta si diceva lavamani, in realtà non era proprio così, ma era terribile. Io non so perché io ho avuto la fortuna di non partire da un 5 stelle, non sarei arrivato da nessuna parte. Io sono partito da pensione mezza stella, un quartino, c'era anche un baretto sotto che rompevo le scale, eppure, sapete, la gioia. Io mi ricordo, tu mi dici, cosa ti ricordi? La gioia, ero di una felicità, perché era la prima camera d'albergo da solo, perché altre volte c'ero andato con la fidanzata, con gli amici, con le cose, ero solo, quindi ero forse adulto, era il mio primo giorno di adulto. Ero lì per lavorare, poi non facevo niente, però mi sembrava che dovessi lavorare. E quindi mi sembrava che fosse una cosa impegnativa, seria, cioè finalmente sono quasi come mio papà che lavora, capito? Ed ero felice in quella quadra, non so, 10 metri quadri schifosi col letto che ti venivano le ernie, perché facevo così, non sai quelle reti di che neanche i militari da dopo Caporetto, cioè. Eppure ecco, mi ricordo questo inizio dell'esistenza di gioia, di felicità, di esplosione, dove c'era tutto, profumi, cose, libertà, ragazze, bellezze, saggezza dei maestri, c'era tutto. E io sapevo di essere al posto giusto, un po' sfigato, ma era al posto giusto.